Ciao a tutti cari amici e benvenuti per la seconda parte di aneddoti sul celebre Don Giovanni di Mozart. Per chi non avesse visto la prima parte, vi lascio il link nella descrizione e via! Henriette Méric Lalande è stato un famoso soprano francese dell'Ottocento. In una recita di Don Giovanni, in cui lei interpretava Donna Anna, si accorse che il collega che interpretava Don Ottavio aveva il vizio di sputare generosamente mentre cantava. Inoltre lei si era convinta che lui lo facesse apposta e in particolar modo verso di lei, e soprattutto quando lei indossava dei preziosissimi abiti di scena personali. Non era infatti insolito all'epoca che le grandi cantanti famose viaggiassero con i propri costumi di scena, certamente molto più pregiati e raffinati di quelli che avrebbero potuto fornire i teatri. Durante una recita era particolarmente preoccupata di ricevere altri sputi, al punto da sussurrare al tenore poco prima del terzetto delle maschere: «Mio caro amico, non potreste una volta per sbaglio sputare un po' sul vestito di Donna Elvira?» Il grandissimo mezzo soprano Pauline Viardot era una figlia d'arte, ma non parliamo di una famiglia di artisti semplicemente bravi, bensì di una famiglia di artisti veramente eccezionale, se pensiamo che era figlia del tenore Manuel Garcia e la sorella era niente meno di Maria Malibran. Quando era piccola, parliamo di soli 4 anni, accompagnò la madre ad una rappresentazione del Don Giovanni, dove nei ruoli principali cantavano proprio suo padre, suo fratello Manuel e sua sorella Maria. Tutto andò bene e la piccola, abituata alla musica, si divertiva. Venne poi il momento di andare dietro le quinte per dare un bacio al suo papà, ma mentre si dirigeva verso il camerino, incontrò un uomo alto, con la faccia bianca, un grande elmo bianco e scarpe bianche. Lui la guardava fisso, si chinò su di lei e lei lanciò un urlo degno di tutte le generazioni di cantanti in famiglia. Ovviamente quell'uomo era solo il cantante che aveva la parte del commendatore, ma di certo un incontro così inaspettato e soprattutto con una bimba così piccola, anche se avvezza all'opera, poverina, chissà che spavento. A chi non è mai capitato di andare a sentire un concerto e qualcuno vicino a noi canticchia i pezzi noti, impedendoci in realtà di ascoltare l'esecuzione? Credo che almeno una volta nella vita vi sia successo. Da un libro di cronache operistiche inglesi, datato 1878, compare proprio un aneddoto a riguardo. Durante una recita proprio di Don Giovanni, c'era uno di questi canticchiatori seriali che, ahimè, conosceva tutta l'opera. Il povero vicino di posto, ad un certo punto, raggiunto il limite massimo di sopportazione, sbottò: «Che scemo!» Il canticchiatore seriale, sentendosi chiamato in causa, si voltò verso di lui e disse: «Si riferisce a me?» E l'altro ribatté: «Oh, no, signore, intendo Mario, che mi impedisce di sentirti!» Brahms fu invitato all'Opera di Budapest nel 1890 per ascoltare una recita di Don Giovanni diretta da Mahler. Di certo non era molto entusiasta, anzi, potremmo dire tranquillamente che era alquanto riluttante ad andare ad ascoltare quest'opera. Eppure durante l'ouverture, gli amici che erano lì con lui e che lo avevano convinto a venire ad ascoltare la recita, sentirono a più riprese dei grugniti di approvazione che man mano durante l'opera divennero delle vere esclamazioni di approvazione. Il primo atto terminò e Brahms corse nel camerino del giovane Mahler per abbracciare l'uomo che gli aveva regalato il più bel Don Giovanni che avesse mai sentito. E da quella volta, come Mahler stesso disse, divenne subito il mio più accanito sostenitore e benefattore. Doveva essere stata una recita davvero sorprendente. Questa volta ci spostiamo a Francoforte dopo il 1951, quando il teatro fu ricostruito dopo essere stato fortemente danneggiato durante la Seconda Guerra Mondiale. La ristrutturazione aveva portato delle notevoli migliorie, tra cui un palcoscenico girevole davvero grande, parliamo di un diametro di 30 metri.
Il regista, che si trovò lì per Don Giovanni, era dunque deciso a sfruttare al meglio questa nuova possibilità. Pensò di utilizzare nella scena iniziale del Commendatore un bel cavallo bianco, in modo che poi, nella scena in cui ricompare la statua del Commendatore, si sarebbe appunto trattato di una statua equestre, con il cavallo che avrebbe richiamato la prima scena. Tutto questo richiedeva però che il Commendatore ed il cavallo fossero posizionati al buio, in modo che la scena, girando, avesse rivelato il Commendatore già sul cavallo. La sera della prima, quando i macchinisti avrebbero dovuto posizionare il cavallo, sorse un problema. Non si trovava il cavallo. Trovato il cavallo, arrivò un altro inconveniente, ovvero si ruppe una staffa. Insomma, si stava perdendo del tempo prezioso e così spinsero velocemente il cavallo in scena e misero sopra il Commendatore in tutta velocità, e tutto questo ovviamente al buio. Ma quando il Commendatore, ormai in scena, si mise a cercare le redini del cavallo, si rese presto conto che, era posizionato esattamente al contrario. Arturo Toscanini ebbe modo di avvicinarsi al baritono Paolo Silveri all'incirca nel 1949 e pare che, entusiasta della sua voce, gli disse: «Silveri, dobbiamo fare Don Giovanni. Sono stufo del sempre uguale Don Giovanni. Pinza, pinza, pinza», riferendosi appunto al famoso basso Ezio Pinza. «Questo ruolo è per baritono, non per basso. I baritoni sono i veri amanti, i veri Don Giovanni. I bassi sono buoni solo per dogi e mariti cornuti». Un aneddoto divertentissimo riguarda il famoso basso Cesare Siepi. Siamo all'Opera di Vienna negli anni 50 e Cesare Siepi interpretava quella sera Don Giovanni. La recita procedeva atto dopo atto senza alcun intoppo. Arrivò la scena in cui il Commendatore, furioso del mancato pentimento di Don Giovanni, se lo trascina giù negli inferi. Questo allestimento prevedeva una pedana con un meccanismo scenico che doveva far scendere lentamente in una botola Don Giovanni, trascinato proprio giù negli inferi. E lì si materializzò una delle più grandi paure di ogni cantante. Il meccanismo quella sera iniziò sì a scendere, ma ad un certo punto si inceppò. Don Giovanni era sceso quindi fino alle spalle, ma la testa era rimasta fuori. I macchinisti tentarono una risalita e una ridiscesa in modo da cercare di sbloccare questo meccanismo, ma niente da fare. Oltre alle spalle non scendeva. La parte più esilarante è che qualcuno in quel momento tragicomico gridò in italiano: «Che meraviglia, l'inferno è pieno!». Questo fatto probabilmente urtò molto Siepi, che in una ripresa della stessa produzione nel 1954 a Salisburgo preferì non scomparire dalla botola, ma uscire trasportato da uno stuolo di demoni. Leslie Garrett, soprano britannico, ancora ventenne negli anni 80, interpretò Zerlina con la regia di Jonathan Miller. Qualche tempo dopo lo spettacolo fu ripreso e fu richiamato lo stesso cast, ma c'era un problema. Lei infatti in quel momento era incinta e non sapeva come dirlo al regista, anche perché non poteva immaginarne la reazione. Prese alla fine coraggio e comunicò a Miller la novità. E lui in realtà felicissimo rispose: «Beh tesoro, è meraviglioso! Così ha perfettamente senso che Zerlina sposi quell'idiota di Masetto. Insisterò affinché tutte le mie Zerline siano incinte d'ora in poi». E tu conoscevi qualcuno di questi aneddoti? Ne conosci anche altri che ti piacerebbe condividere con tutti noi? Io ti ricordo di iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto, di lasciare un like e un commento, e ci rivediamo il prossimo giovedì con un nuovo video. Ciao ciao!